Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato una splendida prima lettura, la grande lezione che Davide ci dà, un prologo del Nuovo Testamento dell'amore al nemico. Sappiamo che Saul odiava Davide, aveva già cercato diverse volte di ucciderlo, e qui abbiamo sentito l'episodio in cui Saul è stato messo nelle mani di Davide, ma Davide non si è azzardato a stendere una mano contro di lui, suscitando poi la commozione e la gratitudine stessa di Saul, che per quanto uomo empio comprendeva la magnanimità di Davide. Quindi questo ci ricorda come noi reagiamo, cioè non si risponde, Gesù ci avrebbe insegnato nel Vangelo, al male con il male, mai, per nessun motivo. E un'altra cosa molto importante, abbiamo sentito Davide che dice: io non alzo la mano contro il consacrato del Signore. Saul non era un sacerdote, ma era un re, e nell'Antico Testamento anche i re erano unti, diventando appunto cosa sacra a Dio. E Davide dice: mi guardi il Signore da non stendere la mano contro il consacrato del Signore. Questo perché? Perché i consacrati del Signore si giudica il Signore. Davide tante volte lo dice: il Signore sia giudice tra me e te. Allora capiamo subito, questo lo dico a me, lo dico a tutti, e questo vale anche oggi, attenzione a quando si parla dei consacrati del Signore, perché oggi c'è, si parla dei consacrati del Signore con estrema disinvoltura. Parla a volte non troppo bene dei preti, a volte pure dei vescovi, a volte pure dei cardinali, a volte pure dei papi, così come se niente fosse, come stessi parlando. Bisogna fare attenzione a queste cose qui, ecco, perché c'è sempre un rispetto, come dire, un po' in più dovuto al consacrato del Signore, che è dovuto, attenzione, anche qualora Saul, il consacrato del Signore, se ne rendesse indegno. Ricordiamo sempre la grande lezione di San Francesco, che una volta gli portavano dinanzi un sacerdote che era un pubblico peccatore, quindi non era uno che lo calunniavano, che facevano le voci, no, era stato proprio, era dimostrato che era un pubblico peccatore. E lo portavano davanti a San Francesco dicendo: mo vediamo se almeno dinanzi a questo gli dice qualcosa. Ecco, se lo sanno tutti, cosa ha fatto Francesco? Si è inchinato, gli ha baciato prima gli zoccoli del cavallo, poi i piedi, poi le mani. Ha detto: io non voglio sapere niente. Quando questo va sull'altare consacra, sì, basta. Se c'è qualcosa che non funziona, se la vedrà lo domina Dio. Se imparassimo a fare tutti così, anche io e tutti, sarebbe cosa assai gradita al cielo, e passeremmo molti meno guai dinanzi a Dio, perché il Signore non vuole si mettano alla berlina i suoi consacrati, ripeto, anche qualora se lo meritassero. Se se lo meritano, non ci preoccupiamo che ci pensa nostro Signore poi a farli correre, e li fa correre, tranquilli. Noi, se vediamo qualcosa che non funziona, preghiamo per la loro conversione e basta. Questo è proprio un consiglio che do da sacerdote, da parroco, se mi permette anche da fratello e da amico, perché fare diversamente significa veramente andare a passare i guai con la divina giustizia, perché Dio non vuole che si faccia diversamente. Bene, il Vangelo, qui Gesù ci ricorda la scelta dei dodici, ci ricorda anche una cosa molto importante che ci fa raccordare al secondo giorno del Trito di Sant'Antonio, cioè quando Gesù chiama gli apostoli non li chiama anzitutto per mandarli a lavorare, questo in particolare è notato da San Marco, no? Stiamo vedendo quest'anno gli incontri biblici sul Vangelo, ma dice: chiamò a sé quelli che gli volle ed essi andarono da lui, costituì i dodici, attenzione, che stessero con lui e anche per mandarli a predicare. Quindi la prima cosa che fa un apostolo, che deve fare un apostolo, è stare con Gesù come fanno i monaci, Sant'Antonio in primis, dopo va, ma se non si riempie di Gesù dove va? E più che altro, anche se qualcosa porta, perché il senso di un apostolo non è che porti se stesso le proprie idee, è che porti Gesù. Ma tu Gesù lo porti se te ne riempi, se ce l'hai nel cuore, se no non porti Gesù, porti altro. Ecco, Sant'Antonio, come fondatore della vita, la vita monastica, ha proprio questa funzione importantissima: imparare a stare con Gesù. Forse questa è una cosa che a noi magari può pesare un po', ma dobbiamo tutti imparare, e non è mai troppo tardi per imparare a stare con Gesù. Allora, oggi proseguiamo un po' il
nostro percorso. Ieri abbiamo lasciato Sant'Antonio al termine delle sue grandi lotte e tentazioni, che Gesù gli ha detto: tranquillo Antonio, io ero qui con te e assistevo alla tua lotta, no? Allora che succede? A un certo punto Sant'Antonio comincia ad essere un pochino famoso, comincia ad essere disturbato dall'afflusso di chi gli andava a chiedere consiglio, insomma cominciava a pensare che c'era una sorta di santo in giro, e si spostò ancora più lontano verso il Mare Rosso, e su una montagna del Pisgir, in una fortezza abbandonata infestata dai serpenti. Beato lui, se ero io, i serpenti proprio. E si è stanziato lì, andato lì nel 285, vi è rimasto per circa 20 anni. Pensate ai digiuni che faceva quest'uomo, perché soltanto due volte all'anno gli calavano dall'alto del pane, e per il resto, non sappiamo come vivesse. Quindi in una solitudine assoluta, durata 20 anni, perché stessero con lui. E il senso di questa era affrontare insieme a Gesù il combattimento spirituale. Allora, un aspetto fondamentale della vita che questi monaci hanno inaugurato, che è anche il senso della vita monastica oggi, o delle suore di clausura, è questo, è una cosa molto bella. Loro vanno praticamente in questa vita penitenziale rigida, in questa vita di preghiera stretta, in questa solitudine, a sfidare il demonio, non soltanto per purificare se stessi e per diventare santi, ma con questa intenzione: guarda, tu fai presto a fare cadere nel peccato sti poracci che hanno la famiglia, che vivono nel mondo, che hanno tempo, che sta tanto tempo a pregare, eccetera, eccetera. Ti diverti con loro, eh? Facciamo una cosa: venitela con me. Se riesci a vincere me, vai da loro, e se non vinci me, da loro non ci vai, lasci perdere. Questo è proprio il senso della vita monastica. Non sapete che qualcuno chiama le suore di clausura i parafulmini dell'umanità, perché con la loro preghiera e penitenza veramente ci ottengono tante grazie nel silenzio e ci risparmiano tanti guai. Quindi non pensiamo mai che la vita monastica ritirata, cioè quello che può fare, non serve a niente, con tante cose che ci stanno da fare al mondo, quello che fa, no? Fa più di quello che facciamo noi e tanto operiamo, no? L'ultima cosa per oggi è il discernimento degli spiriti. Ecco, Sant'Antonio imparò durante questo tempo di solitudine e di combattimento il discernimento degli spiriti. Attenzione, voi capite che per stare da soli per 20 anni, secondo voi Sant'Antonio era sano, de capoccia, tipo l'uomo, oppure no? Cioè, per fare una vita del genere bisogna essere psichicamente sani, stabili. Una persona che non è sana dal punto di vista psicologico, che è psicolabile, non può fare una cosa di questo genere, no? Allora, solo persone psichicamente sane possono affrontare un'ascesi così austera come quella di Sant'Antonio e dei monaci anacoreti che presero la vita da lui, no? Che succede? Purtroppo alcune persone, già ai tempi di Sant'Antonio, questo non succede anche oggi, andavano fuori di testa. Scrivono in biografia, io sto usando una traccia di una biografia di Sant'Antonio, nel senso che scambiavano le proprie fantasie con il prodotto della propria psiche instabile o con illuminazioni divine. Vi assicuro che sono frequentissime queste cose. Il Signore mi ha detto, il Signore, oppure con tentazioni diaboliche. In realtà non c'era né illuminazione divina né la vestazione di tentazioni diaboliche, c'era soltanto una fragilità mentale. Basta. Sant'Antonio era facilmente in grado di aiutare le persone a discernere quando c'era un problema di natura psicologica, diremo oggi, quando c'era invece altro. Certamente nel caso di Antonio c'erano delle cose molto serie, ecco. E veniva attaccato dal demonio, come tutti quanti i santi, e a volte lo svegliava nel cuore della notte, oppure, queste sono cose che raramente Dio permette, perché ci vuole una grande forza per batterle e vincerle, oppure delle volte gli appariva in vesti buone il demonio per dargli consigli apparentemente giusti, sembravano spronarlo ad una maggiore perfezione. In realtà però, e anche qui bisogna avere molta attenzione, questi consigli, vertendo su gesti penitenziali e ascetici troppo impegnativi,
avevano come fine ultimo di portarlo all'esaurimento fisico e psichico e di disgustarlo della vita solitaria. Mia madre diceva sempre che il troppo stroppia sempre. Troppa preghiera, troppa penitenza, troppa cura per muovere. Il demonio che ti scia, ti fa fare queste cose, cioè, che ti fa strafare, perché? Perché tu a un certo punto strafai, poi schioppi, si dice così, e lasci tutto, te la torni a casa. Io vi dico da sacerdote, insomma, che ho un pochino di esperienza anche con le anime, che è molto frequente anche non per i monaci, una tentazione di questo genere. Sant'Antonio imparò a riconoscere il demonio, quindi quando arrivava diceva tu vattene a casa, non ti sto a sentire a te, io continuo a fare quello che sto facendo con calma e con moderazione e con discrezione. E quindi fu uno dei primi grandi santi che acquistò un grande dono, che era il discernimento degli spiriti, cioè capire cosa ci muove realmente ad agire interiormente, se lo spirito buono o lo spirito cattivo, oppure discernere le apparizioni vere e le apparizioni false, le azioni del demonio, anche quelle simulate attraverso le cose buone, perché purtroppo il demonio si veste anche da angelo di luce e combina guai, ha sempre combinati, in questi tempi ne sta combinando tantissimi anche in tanti ambienti ecclesiali, e astutamente, e non è facile imparare a riconoscerlo, e amici, ci vuole una grande interiorità, profondità, vita di preghiera, di penitenza, ma anche una grande esperienza, come Sant'Antonio ha accumulato. Ecco, ci fermiamo qui, ma continueremo domani. E noi chiediamo al Signore che ci dia sempre il dono per quanto possiamo di discernimento, e soprattutto chiediamo la grazia di poter conoscere, ecco, o uomini o donne di Dio illuminati, che da qualche parte ce l'hanno stati, sicuramente ci stanno nascosti pure oggi, oppure il contatto con delle buone letture che ci aiutino a far crescere interiormente e ad acquisire quel po' di sapienza soprannaturale che è utile anche nella vita comune, ecco, e che trova chiaramente nella grande sapienza ispirata e provata dai monaci un modello gigantesco e assai edificante. Bene, vediamo Maria Santissima che ci aiuti a prepararci bene in questi giorni e che facciamo tesoro di queste considerazioni, che certamente molto giovano alla nostra vita interiore e anche al nostro povero, ecco, ma doveroso discernimento personale ed ecclesiale. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.